Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di terapia innovativa del tumore prostatico e per farlo abbiamo l'immenso piacere di essere ancora una volta in collegamento con il professor Novello Pinzi. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a tutti. Professore, quindi oggi parleremo di questa terapia innovativa per il tumore prostatico, però prima di parlare della terapia sarebbe interessante per il nostro pubblico sapere proprio che cos'è il tumore prostatico. Bene, e il tumore prostatico è a larghissima diffusione. Ecco, questo è una prostata con dentro un tumore prostatico ed è stata eseguita un'asportazione totale della prostata, delle vescicole seminali, si chiama prostatectomia radicale. È un intervento tuttora codificato e valido, però è un intervento che cambia veramente la qualità di vita, perché procura delle sequele importantissime dal punto di vista sessuale e anche della continenza urinaria. Il 7% dei pazienti a livello mondiale restano purtroppo con incontinenza urinaria dopo questo trattamento, dopo questa terapia. Per cui la tecnologia si è sviluppata tantissimo, ci sono nuovi macchinari e soprattutto nella diagnostica, per cui oggi con una risonanza magnetica prostatica multiparametrica possiamo avere un'attendibilità diagnostica del 96%, altissima, quasi il 100%. Per esempio, a comparazione, l'immagine ecografica arriva sì e no al 25%. Grazie a questa nuova tecnologia si sono sviluppate anche delle tecniche di terapia focale del tumore della prostata, proprio sulla precisione della risonanza magnetica multiparametrica, e vedremo un attimino più avanti. Ma se facciamo un pochino di storia, questo tumore della prostata, che dimensioni ha? Vediamo un po' la dimensione del problema. In Italia vi sono 36.000 casi ogni anno, con una mortalità di quasi 8.000 casi all'anno. Nell'ultimo decennio il tumore della prostata è diventato il tumore a maggiore incidenza. Incidenza perché anche si fa una diagnosi più precoce. È diventato il tumore più diagnosticato nell'uomo al di sopra di 50 anni. Quindi è frequentissimo e vale la pena dedicarci, perché con una diagnosi precoce e un trattamento precoce si salvano tante vite. E costituisce tuttora la terza causa di morte per cancro nell'uomo, dopo il polmone e il colon retto. Quindi assume un'importanza notevole. Ci sono anche dei piccoli tumori indolenti invece che non vanno operati ma vanno controllati nel tempo. Vabbè, questo è un aspetto specialistico. La quota di pazienti che muore per tumore prostatico è molto alta in tutte le fasce d'età. Hanno fatto una revisione di casistiche per cui hanno visto che è altissima in tutte le fasce d'età, a partire ovviamente dai 50 anni in poi. Non tutti i tumori sono uguali, esistono una varietà di tumori prostatici, quelli a molto basso rischio, a rischio intermedio, alto rischio, e molto alto rischio, che sono quelli più aggressivi e maledetti. Per cui tutti questi tumori richiedono trattamenti personalizzati, diciamo. Il basso rischio si può anche osservare nel tempo, questa crocetta rossa vuol dire che si può anche non trattare e seguire una vigile attesa. E i rischi intermedi o rischi più alti invece necessitano di un trattamento immediato che deve essere curativo, e anche quelli di alto rischio necessitano di un trattamento oppure di altre terapie ormonali. Quale tipo di trattamento oggi? Coloro che fanno appunto la prostatectomia radicale vanno incontro a delle sequele importanti. La prostatectomia radicale è un intervento codificato assieme alla prostatectomia robotica e alla prostatectomia laparoscopica, come anche codificate alla radioterapia e alla brachiterapia per il tumore della prostata. Ma la tecnologia, abbiamo detto, ha fatto passi da gigante, per cui ora è possibile fare dei trattamenti mini-invasivi, ambulatoriali, senza intervento chirurgico e soprattutto con mantenimento globale totale della qualità di vita rispetto a quella che aveva prima dell'intervento, con un trattamento di fatto ambulatoriale.
ed è una novità assoluta. La tecnologia si è sviluppata, per cui queste sono apparecchiature della tecnica fusion, dicevamo prima che l'immagine della risonanza magnetica viene messa nell'ecografo e di fatto si opera sul dischetto della risonanza magnetica. È stato creato un nuovo apparecchio che si chiama Ecolaser. È un apparecchio del tutto innovativo che ha la proprietà di determinare delle lesioni necrotizzanti, quindi di distruggere il tumore all'interno della prostata con una precisione veramente riproducibile e sempre uguale. Per cui il trattamento è ambulatoriale, come se fosse una biopsia prostatica transperineale. Vengono sistemati, come vedremo ora poi nel filmino, gli aghi sotto guida ecografica all'interno dei lobi prostatici, all'interno del tumore, si somministra energia laser per 12 minuti e si distrugge, pianificando prima in maniera virtuale sul computer, si distrugge quanto volume prostatico vogliamo distruggere. È importantissimo perché appunto permette di guarire il sistema. Ecco qua, vediamo il filmino. Vede, per via transperineale viene veicolato l'ago. All'interno dell'ago poi scorre una fibra laser e la fibra laser viene puntata nel tessuto che vogliamo noi distruggere. E nell'arco appunto di un tempo minimo, di 12 minuti, con una energia che possiamo variare dai 3, 4, 5 joule, possiamo distruggere una quantità volumetrica da più piccola a più grande. È un trattamento veramente mini-invasivo. Se lo confrontiamo con la chirurgia robotica, ecco, questo è l'intervento che prima viene pianificato con quelle righe che abbiamo visto direttamente dal computer. Quindi prima c'è una pianificazione virtuale e poi si passa alla fase operativa. Vengono risparmiate tutte le strutture nobili, il paziente rimane con la sua potenza sessuale, compresa la eiaculazione anterograda, e sessualmente attivo, perfettamente continente. Si segue poi nel tempo perché questo tumore può essere multifocale e pertanto potrebbe svilupparsi in un tempo differito negli anni a seguire. È necessario fare poi dei controlli con la risonanza magnetica e delle visite urologiche, ma anche nell'eventualità che si possa riformare, siamo sempre in grado di ripetere il trattamento sul lobo controlaterale o dovunque si sia riformato. È una terapia che vale la pena perseguire perché, ripeto, di fronte alle terapie codificate che lasciano sempre delle sequele e degli strascichi tali che cambiano comunque la qualità di vita, questo trattamento mini-invasivo, l'ecolaser, come terapia focale del tumore della prostata, non tutti i tumori possono essere trattati, solo quelli che hanno dimensioni ridotte, quindi è importantissima la diagnosi precoce, dimensioni di 10-12 mm di volume, questi possono essere trattati tranquillamente ottenendo gli stessi risultati di un grosso intervento come la prostatectomia radicale, robotica, laparoscopia e quant'altro. Sta avvenendo quello che è avvenuto per esempio per il tumore della mammella. Come ricorderete, una volta veniva eseguita la mastectomia radicale, cioè l'asportazione completa della mammella, con naturalmente delle psicosi, depressioni da parte delle donne, che avere una mammella sì e una no era veramente, no, una tragedia. Poi hanno sviluppato la quadrantectomia, cioè asportando solo il tumore con una zona circostante, e hanno visto che la guarigione la si otteneva ugualmente sovrapponibile alla mastectomia radicale. Sta avvenendo la stessa cosa con la prostata. Viene ora i vecchi interventi, diciamo, beh, sono ancora attuali e codificati, asportano tutta la prostata, le vescicole seminali, i linfonodi loco-regionali. Questi nuovi trattamenti sono terapie focali che lasciano l'integrità sessuale totale, la continenza come prima dell'intervento e ottengono il risultato di guarire il tumore. I controlli della risonanza magnetica, noi abbiamo una discreta casistica, dimostrano che non è più visibile il tumore,
a cominciare da subito. Anche in corso di trattamento si esegue il contrasto ecografico e si vede che la zona che abbiamo trattato diventa scura perché non più vascolarizzata. Quindi i sistemi per controllare ci sono, i risultati sono per ora quello che abbiamo visto noi, ottimi. Professor Pinzi, lei è in continuo aggiornamento, lei sta sempre al passo con i tempi e oggi in particolar modo la voglio ringraziare perché oltre ad averci portato delle buone notizie, ha portato delle soluzioni per i pazienti. Grazie sempre, professore. Grazie a voi tutti. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.